ci volle del romanticismo, né strategie da grande cacciatore, che mette in mostra azioni esagerate, tutte quante già ben codificate, a cui le donne credono da sempre, sceneggiando la farsa dell'amate. A lui la storia del conquistatore gli dava quel sapore militare che sottintende l'uso di violenza e contraddice il senso dell'amore, di quella naturale confidenza che per entrambi sboccia come un fiore. Fu bello invece quell'intenso sguardo che così forte e privo di parole avvicinava i volti lentamente. Non fu scontato il bacio come unione e un senso di giustizia ribaltava l'idea che tutto è rappresentazione. Quel gesto di spontaneità sublime svanì improvviso quando quel rumore lo destò e germogliò la convinzione che la giustizia non c'entra con l'amore. E chi timido vive nell'attesa non ha diritto a un'equa spartizione. Lui concepiva allora il gran disegno di ritrovar lo sguardo di quel sogno. Cominciò a camminare senza sosta, muovendosi all'indietro in una danza. Frenetico d'obliquo saltellava per guardare negli occhi chi passava. Attraversò i colori più diversi, pupille, sguardi accesi o a volte persi. E un dì quel volto onirico baciato gli apparve con lo sguardo innamorato. Si unirono incoscienti che era un sogno e la realtà si trasformò in passato. La bocca della luna sorrideva e lui supino al mondo la imitava con quel sorriso dolce e divertito dell'uomo addormentato all'infinito.